Buon pomeriggio. Ecco, se io vi chiedessi di dirmi che cosa significa il simbolo proiettato alle mie spalle, probabilmente quasi tutti mi direste che questo simbolo richiama l'infinito. È come un infinito, con un piccolo spazio che descrive un percorso, no? Allora, torniamo indietro. Io torno indietro adesso mentalmente a quando ero bambino. E mi immagino quante volte ho dovuto ripetere questo gesto per imparare come si tira l'arco. Perché in realtà voi vedete questo arco, questa è una bacchetta di legno, leggermente ricurva, in questo senso. Possiamo rappresentarla come schematizzando, come una linea, quindi in questo modo. Ma per esigenze sonore ci insegnano a dipingere l'infinito. Proprio perché in questo modo viene dato un senso di andata e ritorno che mantiene una costanza sonora molto differente rispetto che immaginare questo gesto. Ora, da questo gesto, immaginate di accompagnare tutto il percorso. Partiamo da questo gesto, ci mettiamo anche questi gesti, ci mettiamo anche lezioni di solfeggio, lezioni di coro. Lezioni di musica, canto, tantissime cose. Si può dire che ci mettiamo una fatica infinita per raggiungere l'infinito, o perlomeno provarci. Questo si chiama tecnica, fondamentalmente. È molto importante la tecnica per un musicista e vorrei sottolinearlo tanto perché in questo periodo soprattutto c'è molto la tendenza a pensare che l'artista sia piombato dal nulla, no? Uno che nasce così. E che basti il talento per essere capaci di fare qualsiasi cosa. Non è niente di più sbagliato. Perché prendiamo per esempio diversi metodi, okay? Esistono tanti metodi, esiste una scuola di violino, una scuola di musica che viene addirittura dalla preistoria, viene tramandata di generazione in generazione, in tutto il mondo. Per esempio, dicevo, in Irlanda tutti conoscerete, o perlomeno avrete sentito, il suono del fiddle, del violino irlandese, che è un suono inconfondibile, pieno di quello che è la popolazione irlandese. Quella allegria e insieme malinconia che caratterizza proprio questo suono. La scuola irlandese, parte da un concetto che la musica viene imparata per trasmissione, non c'è un metodo particolare, un libro. Immaginate in Irlanda o in Nuova Scozia, che è un paese a est del Canada, dove il concetto è lo stesso, cioè ci si trova tra persone, magari il più esperto insegna al più piccolo, al bambino in questo caso, o anche all'adulto che vuole imparare, insegna come si fa. Però come lo insegna? Dice si suona così e se uno ha la capacità, l'intuito di capire, allora ripete. Quindi è un insegnamento a specchio, si potrebbe dire. Invece, andando a pescare da un'altra nazione, la Russia per esempio, in Russia oltre al concetto di imitazione, c'è anche un altro concetto che è il metodo rigoroso. Cioè in Russia si è puntato a creare tante eccellenze, violinisticamente parlando. Perciò cosa succede? Che si prendono i bambini e gli si dice prova a imitare questo. Se si vede che loro riescono a imitare con grande facilità, allora significa che loro hanno talento musicale, che è la materia prima da cui nasce poi il musicista, e li si mette a fare scale e arpeggi con trattati di violino, si impara il solfeggio, si impara a leggere la musica proprio. Ecco, questi sono due differenti metodi che però in realtà si completano, perché uno chiama l'altro e viceversa. Qualunque sia il metodo, qualunque sia l'approccio, la cosa importante e che non smetterò mai di sottolineare è l'importanza dello studio, degli anni di studio. Ecco, come vedete dal grafico, è stato dimostrato scientificamente, come se ci fosse bisogno di dimostrarlo scientificamente, che più studi e meno sbagli. Ecco, allora, è esattamente come un attore, ma come anche uno che compie studi normali sui libri. Più studi, più hai percentuale di riuscita. La scienza è entrata nel momento in cui è riuscita a dimostrare che il cervello di un musicista compie un percorso talmente dettagliato di unione tra quello che è la percezione uditiva e la percezione tattile di movimento, la consapevolezza corporea, che all'aumentare degli anni di pratica, che è sempre stato dimostrato che più o meno sono necessari 5 o 6 anni di pratica intensiva, dicevo, questo collegamento tra i due sensi si sviluppa talmente tanto che un musicista, un violinista in questo caso, è in grado di riconoscere una differenza,
di frequenza anche minima subito. Basta che lui chiuda gli occhi e si ascolti i suoni e riesce a percepire qualsiasi cosa. Quindi, per me, che cosa è suonare il violino a livello tecnico? Io mi sono immaginato sempre questa cosa, che suonare il violino è esattamente come entrare in una stanza tutta buia, completamente buia. Immaginate una stanza totalmente buia e il violinista deve conoscere ciascun elemento della stanza. Tutto talmente bene che riesce a muoversi senza far cadere niente, spostare le cose. Se immaginiamo che fosse una cucina, potremmo anche essere in grado di farci un caffè senza vedere dov'è la moka, dov'è il caffè, tutto. Bisogna saper fare tutto in automatico. E la fase di studio, quindi, cos'è? Io accendo una lampadina e vado a vedere tutti i dettagli di questa stanza. Li studio per anni, fino a quando me li ricordo tutti e riesco ad aprire gli sportelli, riesco a muovermi senza far cadere niente, riesco a pulire il servizio di cristallo senza causare nessun danno, per fortuna. Ecco, e questo, muovermi al buio, mi dà una cosa, mi dà il coraggio. Ora, il coraggio è fondamentale perché il coraggio ci aiuta a eliminare le nostre paure. Quando noi suoniamo, eseguiamo una performance e la performance è data da questa equazione. La performance è semplicemente il risultato della differenza tra il nostro potenziale e le interferenze che intercorrono nel momento. Adesso focalizziamoci un attimino sul potenziale. Il potenziale di ognuno di noi è un insieme di infiniti fattori. È la propria natura, il proprio percorso di studi, il proprio agio fisico nel suonare anche. Ci sono persone che hanno molto talento, perché? Perché prendono in mano lo strumento e sembra che non abbiano in mano niente. Loro sembrano nati così. Oppure anche un'espressione di potenziale è la musicalità. Magari ci sono persone che hanno una personalità tale per cui riescono a tirar fuori un messaggio musicale senza dover troppo studiare. Invece le interferenze, sulle interferenze si apre un altro mondo. Se qualcuno di voi ha giocato a tennis, probabilmente si ricorderà che nell'istante in cui lancia la palla, tira la palla con la racchetta, c'è tutto quel lasso di tempo tra quando la palla va e quando la palla torna, per cui se entrano in gioco le interferenze nella nostra testa e ci chiediamo dove la butterò la palla poi, dove me la tirerà il mio avversario, cosa devo fare? Sarà sempre troppo tardi per tirarla indietro quando ci ritornerà. E questo porterà a errore, tirarla palla fuori, tirarla a rete. Ecco, la stessa identica cosa succede nella musica. Se noi mentre suoniamo lasciamo spazio a tutte queste interferenze, le interferenze vanno a coprire tutto il nostro potenziale e di conseguenza la nostra performance sarà non di buon livello e noi torneremo a casa e nel nostro io ci diremo che potevamo fare meglio. Perché? Perché le interferenze erano troppo grandi. Allora ciascuno di noi deve imparare a conoscere le sue paure. Le paure tipiche dei violinisti sono, e sembra banale perché è una cosa da bambini, paura di far cadere lo strumento. Questo c'è anche per i più grandi, anche per i più adulti. A volte sono arrivati da me allievi di 25-30 anni, molto bravi, che però sbagliano dei passaggi. Perché? Perché hanno paura di far cadere lo strumento. Anche a me, ammetto con umiltà, a volte è capitato magari di non sentirmi totalmente a mio agio perché magari c'è troppa umidità e allora entrano in gioco le interferenze e quindi lì, se gli lasci spazio, non andrà bene, devi riuscire a cacciarle subito. In un certo senso devi riuscire a fartele amiche per poi lasciarle in disparte. Ecco, questo credo che valga per praticamente tutte le discipline in realtà. Ciascun musicista studia su libri, oppure suona tanto per abituarsi, oppure addirittura a volte si butta e non ci pensa e gli va bene. Però ognuno di noi deve imparare a conoscere le proprie paure, affrontarle e trasformarle in energia positiva, proprio per raggiungere la formula del potenziale, la formula della performance. Allora, abbiamo parlato del coraggio. Il coraggio porta ad altre due declinazioni, l'innovazione e l'espressività. Allora, nella musica l'innovazione, come diceva Giuseppe Verdi, a Giuseppe Verdi chiesero come ci si sente a essere un grande innovatore
E Giuseppe Verdi rispose che in realtà lui non era un grande innovatore, ma era semplicemente un artista che rimescolava le carte e le ripresentava in maniera diversa, pescando addirittura da tradizioni di secoli fa, quindi Vivaldi, Bach. Quindi quello che noi percepiamo come grande innovazione in realtà è il rimescolamento di quello che c'è già. E ci sono, nella storia della musica, ci sono diversi rimescolamenti eccellenti. Basti pensare a Bach con le sue fughe, che ha innovato dal punto di vista formale la musica, con la Sapienza. Oppure Vivaldi, che è riuscito nel 600-700 a riprodurre i suoni della natura con i violini. Che se ci pensiamo in un'era di adesso dove la tecnologia domina, è molto particolare che uno semplicemente con un pezzo di legno, con un violino, riesca a riprodurre il suono della abbaiare dei cani o il cinguettio degli uccellini o addirittura i ruscelli. Oppure Beethoven, che ha osato, ha inserito un coro all'interno della sua nona sinfonia con l'inno alla gioia. E poi arriviamo, oltre all'innovazione, abbiamo anche la componente dell'espressività. L'espressività è la capacità comunicativa, fondamentalmente. E anche questa può essere studiata, però come dicevo prima c'è anche un discorso di attitudine naturale riguardante alla capacità espressiva. L'espressività è la capacità di comunicare un messaggio. Pensate a un attore che pronuncia una frase senza accenti, senza cadenze, senza pause, senza niente. Nessuno pagherebbe un biglietto per andare a sentire un attore piatto, che non dice niente. Allora l'espressività inserisce la varietà, l'umanità all'interno della musica. Voglio farvi sentire adesso un estratto dal Cantabile di Paganini, che è stato un grandissimo musicista, un grandissimo violinista genovese del XIX secolo. E prima ve la faccio sentire brevemente senza espressività, dopodiché la provo a suonare con espressività, per farvi sentire la differenza. Ecco, avete sentito che queste sono semplici note, una dietro l'altra. Dici, bene, sì, sei intonato, sai suonare il violino, però non c'è niente in quello che suoni. Adesso proviamo ad aggiungere un po' di vibrato e un pochino del cosiddetto fraseggio musicale. Avete sentito? Grazie. Avete sentito l'enorme differenza che c'è tra una frase non espressiva e una frase espressiva? Allora, torniamo all'inizio di questo talk. Il tema dell'evento è l'andata e il ritorno. Allora, a volte, preparando questo talk, io mi sono detto, ma l'andata è questa, il ritorno è questo, oppure l'andata è questo, il ritorno è quest'altro. No, però potrebbe anche essere questo e questo. L'andata e il ritorno per un musicista non sono mai definitivi, perché si inseguono, si allontanano, se vedete, si allontanano, si avvicinano, oppure si avvicinano, si allontanano, diventano più forte, più piano. Esattamente se pensate a una sinfonia, mi viene in mente adesso la Quinta di Beethoven, che quasi tutti conoscono, è un concentrato di contrasti, uno dietro l'altro, che si completano. È come se litigassero, facessero pace sempre, ogni volta, vanno e tornano. Quindi l'andata e il ritorno non sono mai definitivi. Qual è allora il messaggio, il mio messaggio quando suono? Il mio messaggio è di portare un suono che racchiuda dentro storia, cultura, popoli, sensibilità, in una parola, umanità. Nel salutarvi vi vorrei dedicare questo pezzo che è una canzone
riarrangiata da Jascha Heifetz, che fu forse il più grande violinista di tutti i tempi, e lui ha preso questa canzone, che è una canzone folk, a proposito del folklore di prima, di cui parlavamo prima, e l'ha rieditata suonando con la sua capacità tecnica, che deriva dal metodo russo. Quindi anche in questo caso i metodi si incontrano e si completano, nella speranza di fare del bene.